il governo è pronto a varare il quarto DPCM, quindi il quarto, diciamo, in poche settimane. Che cosa ne pensa delle ipotesi presentate? Ma non so cosa dire, perché oramai ne sentiamo di tutti i colori tutti i giorni. Qui la gente ha voglia di lavorare, ha voglia di fare, e invece di aiutare le persone, soprattutto i commercianti, che in questo momento stanno veramente soffrendo tanto, è difficile dare. Cioè, da una parte è difficile perché il virus c'è, dall'altra la gente deve lavorare, deve avere una sua disponibilità per poter vivere, perché d'altronde tutti abbiamo una famiglia, e quindi... Fra le ipotesi si prospetta un lockdown nazionale alle 21 e la chiusura dei centri commerciali nel weekend. Anche qui non so cosa dire, sono spiazzata, perché da una parte, ripeto, il virus c'è ed è un problema, dall'altra dobbiamo lavorare tutti per sopravvivere, e quindi non so cosa dire. Penso che forse siamo un po' in ritardo. Io non voglio essere un catastrofista, però mi sembrava che certe decisioni che vengono prese adesso forse dovevano essere anticipate di un po', perché io lo dico personalmente, non avrei mai creduto che saremmo arrivati a dei numeri così alti, e forse chi doveva dedicarsi meglio a queste cose, per carità, lo avrà fatto sicuramente non per incapacità, però comunque adesso ci troviamo un po' in ritardo, ecco. Quindi è d'accordo con l'ipotesi di chiusura di lockdown nazionale alle 21? Io le dico che probabilmente sarà necessario, anche se capisco tutte le difficoltà che ci sono di chi vive del proprio lavoro, ristoranti, bar, perché è chiaro, quando tu chiudi un bar o un ristorante alle 18 è evidente che poi in giro, anche qui in città, non si vede più nessuno, quindi è chiaro che sarà una grande difficoltà, e poi i mesi a venire non lo so cosa porteranno. In più le regioni litigano perché c'è chi vuole le misure a livello nazionale uguali per tutti e chi invece le vuole dire differenziate. Che cosa ne pensa? No, io penso che serva misure uguali per tutte, perché altrimenti ognuno poi cavalca per conto suo e rischiamo poi di trovarci con situazioni troppo diverse che possono creare poi davvero delle difficoltà. Allora, non sono state ancora definite molto bene, perché per quello che so io, comunque concordo pienamente, bisogna chiudere. Non ci sono alternative, anzi è stato fatto troppo tardi. In agosto non bisognava andare a ballare al mare, bisognava stare a casa e darsi da fare per tante altre cose, la scuola, i trasporti, dovevamo stare un pochino più tranquilli. Io la penso così, purtroppo è una situazione difficile, disagevole, problematica. I genitori non sapranno come fare con i ragazzini un po' più grandi, il lavoro stesso, soprattutto per i commercianti, potrà essere un gran problema, però non si può fare diversamente. Io non vedo altre soluzioni. Del resto io vedo che qui la gente, quasi tutti, portano la mascherina, però abbiamo visto cose inenarrabili in questi mesi, per cui penso semplicemente che il nostro paese è il paese dello scaricabarile. Cioè, i governatori vogliono comandare, però quando è ora non lo fanno. I sindaci vogliono tutta l'autonomia, però non lo fanno. I presidenti della provincia non esistono più perché sono surrogati praticamente dai sindaci. Quindi è il paese dello scaricabarile, dall'alto in basso. Non c'è problema. Se lei va in Francia, non si azzarda ad andare in giro senza mascherina. E in Germania ancora meno. Io farei così, capito? 21 chiudono tutti e fine, perlomeno... Non ci sono delle disparità tra ristoranti e negozi normali, insomma. Poi ci sarebbe l'ipotesi di chiusura del weekend dei centri commerciali. Cosa ne pensa? Sono d'accordo, perché a sto punto, se devono chiudere anche quelli in piazza a Robevare, anche i centri commerciali dovrebbero chiudere, insomma, hai capito? Anche perché lì l'afflusso di gente, dico io, In più l'ipotesi di didattica a distanza per le scuole superiori al 100%. Quello va bene, sì, anche, non per loro, è perché non ci sono mezzi per arrivare a scuola, hai capito? E di conseguenza è meglio che lo facciano a distanza, se vogliamo sconfiggere sto benedetto virus che ci sarà sempre, però, hai capito? Riusciamo. Ne penso che stanno facendo il massimo e quello che potrebbe fare chiunque, insomma. Non vedo altre soluzioni, sono favorevole alla loro operatività al momento. Fra le ipotesi, un lockdown alle 21 nazionale e anche la chiusura dei centri commerciali nel weekend. Beh,
sono più favorevole alla chiusura dei centri commerciali nello weekend più che al lockdown dalle 21. E poi c'è anche la didattica a distanza per il 100% per le scuole superiori e la diminuzione della capienza nei trasporti. Oddio, per il discorso della scuola non è che sono tanto ferrato, preferirei non pronunciarmi. Mentre per quanto riguarda la diminuzione dei trasporti è un grosso problema quello lì, perché i trasporti purtroppo la gente va a lavorare la mattina e anche il pomeriggio delle volte, e quindi lì si dovrebbero scaglionare un po' a turni, cioè orari diversi sia quelli che vanno a scuola e sia quelli che vanno al lavoro, fare magari un'ora di differenza, così allora si libera un po' di gente dai mezzi pubblici, insomma. Bisogna fare quello che dicano per salvaguardare la nostra salute, speriamo che vada tutto bene. Fra le ipotesi presentate c'è il coprifuoco, il lockdown a livello nazionale alle 21, la chiusura dei centri commerciali nel weekend. Cosa posso dire? Mi dispiace per i commercianti. Io posso vivere lo stesso, ma loro no. E in più la didattica a distanza per le superiori, che sarà al 100%, e la diminuzione dei trasporti, della capienza nei trasporti. Ho capito. La diminuzione della capienza dei trasporti, quello sì, lo giudico giusto. La didattica a distanza è un po' difficile per gli studenti. Ma ho ascoltato oggi e vorrei leggere di più per dare un parere, ecco. Momento eccezionale, provvedimenti eccezionali, bisogna vedere il risultato e il rispetto che la gente dimostra. Fra le ipotesi è un lockdown nazionale alle 21, la chiusura dei centri commerciali nel weekend? Ma la chiusura dei centri commerciali è sempre un rischio, perché la gente si infittisce negli altri orari. Lockdown nazionale alle 9 di sera, ci sarà qualcuno che si lamenta, ma forse migliora la situazione di qualcuno che si è lamentato tanto. In più la didattica a distanza alle superiori sarà al 100% come ipotesi e i trasporti diminuiranno la capienza. Bisognerà capire esattamente questi trasporti se è utile diminuire la capienza o no. Bisogna capire se diminuendo la gente che va a scuola è poi necessario produrre delle variazioni sui trasporti e se i comuni sono disposti a farlo. Grazie. Prego.